Buonasera a tutti e ben ritrovati. In apertura all'economia, manifatturiero ed esportazioni sono le uniche vie per uscire dalla crisi, lo dicono i dati IRPET. Dopo un pessimo 2009 per i dati appunto della provincia di Firenze, un segnale di ripresa comunque nel 2010. La tempesta economico-finanziaria globale ha lasciato un segno anche sull'economia della provincia di Firenze. Nel 2009 pesante è stata la caduta della produzione industriale, brutte notizie anche dal turismo, con una riduzione di spesa dei visitatori stranieri di oltre il 12%, dopo quella più lieve già realizzata nel 2008. Importante anche il crollo degli investimenti, ad indicare il clima di forte sfiducia che si è introdotto all'interno del mondo delle imprese. Drastico il ridimensionamento dell'occupazione, con 13.000 posti di lavoro persi nel 2009 e altri 9.000 nel 2010, che aggiunti a quelli del 2008 arrivano ad un totale di 23.000. La situazione è una situazione decisamente negativa. Il 2009 è stato sicuramente anche per l'economia fiorentina l'anno peggiore degli ultimi 50 anni, direi. Meno 4,7% la caduta del PIL, un dato tuttavia leggermente migliore del dato nazionale e anche di quello toscano. Questo miglior risultato, o comunque meno peggiore, è dovuto fondamentalmente a un migliore andamento dell'export. Alcune imprese fiorentine sono riuscite ugualmente a stare sul mercato internazionale e questo ha consentito un migliore andamento dell'economia. Nel 2010 l'economia fiorentina dovrebbe comunque tornare a crescere, anche se moderatamente. Una ripresa modesta, più 0,5% sono le nostre previsioni, ma quello che è importante è che è una ripresa che è trainata dalle esportazioni. Ecco, il nuovo ciclo che si va aprendo è un ciclo incerto, insicuro, ma sicuramente sarà trainato dalle esportazioni. Quindi reggeranno quelle aree che sono in grado di catturare la domanda mondiale, una domanda che proviene soprattutto dai paesi emergenti, quindi bisogna essere competitivi su quei mercati. Quindi avere manifatturiero è oggi una condizione indispensabile per riprendere a competere. Gli ultimi anni avevano segnato difficoltà nel manifatturiero, quindi è qui dentro che deve operare anche l'amministrazione pubblica, anche la politica, perché gli interventi su questo settore sono fondamentali per una ripresa dell'economia. Parzialmente responsabile della crisi è anche il mercato del falso, che ogni anno sottrae allo Stato oltre 5 miliardi di entrate. Oggi a Firenze una dimostrazione in piazza proprio contro la contraffazione. Luca Lari. Un'iniziativa simbolica ma di sicuro impatto tra il pubblico. Un lenzuolo bianco, tipico dei Vucumprà, steso in terra con decine di prodotti falsi. I più frequenti articoli contraffatti del mercato illegale. Borse, cinture, portafogli. La merce però non era destinata alla vendita abusiva ma alla distruzione, finendo prima in un camion della Nettezza per poi essere bruciata in un inceneritore. Tutti articoli in pelle, i più taroccati nella produzione dei falsi e i più facilmente commerciabili per le strade e per le spiagge d'Italia. Soprattutto un prodotto come la borsa che non ha misura, mentre la calzatura ha misura, o gli occhiali stessi. Noi purtroppo non possiamo nemmeno vantare come gli occhiali problemi di danni alla vista, perché la borsa falsa non dà nessun danno, se non alle aziende che lavorano nel settore e alle casse dello Stato. L'iniziativa di questa mattina, che ha attirato la curiosità di tantissimi passanti e turisti, si è svolta nella giornata nazionale anticontraffazione, mentre le stime del mercato illegale dei falsi sono sempre più importanti. Solo nella pelletteria abbiamo stimato circa 50 milioni di pezzi contraffatti. Questo vuol dire che tutto la filiera produttiva della contraffazione è quasi tutta clandestina e quindi c'è dietro sicuramente la criminalità organizzata che gestisce tutto questo grande business. Questo è sicuramente di riflesso un grande danno per tutti noi, perché abbiamo un concorrente sleale che vende prodotti firmati chiaramente a dei prezzi che sono ben diversi. Guerra aperta ai prodotti contraffatti anche da parte di Confindustria Arezzo, dove i settori più colpiti sono la moda e anche l'oro. È l'Italia il primo produttore di beni contraffatti. Partendo da questo triste primato, l'Assoindustria di Arezzo ha voluto mettere un punto fermo su quanto sta accadendo soprattutto nel mondo della moda, ancora settore trainante dell'economia aretina con marchi prestigiosi come quello di Prada. Durante il convegno promosso nell'ambito della giornata nazionale anticontraffazione è stata rimarcata l'importanza del lavoro di squadra, istituzioni, forze dell'ordine e aziende ed è stato promosso un tavolo periodico di confronto con il comando provinciale della Guardia di Finanza. Arezzo è un po' come tutta Italia uno dei paesi e dei centri dove sicuramente il manifatturiero trova le sue punte d'eccellenza nei comparti dell'oro e della moda
e quindi ovviamente avendo prodotti d'eccellenza e marchi d'eccellenza, molte volte questi sono oggetto di contraffazioni e di riproduzioni che sono altamente illegali. Va contrastato sia nei prodotti che arrivano da paesi terzi, sia in quelle che sono le produzioni illegali che molte volte abbiamo purtroppo anche qui in casa, nella nostra provincia e in tutta Italia. È stata un'intossicazione alimentare a mandare all'ospedale i 40 clienti, tutti sordomuti, che sabato 26 giugno avevano cenato a base di pesce in un noto locale di Marina di Massa. Secondo quanto appreso, l'intossicazione è avvenuta tramite Staphylococcus aureus, un germe trasmesso dall'uomo al cibo durante la cottura, che con il calore ha prodotto la enterotossina, ovvero la tossina che ha fatto sentir male gli ospiti del locale. Le cucine adesso del ristorante sono tornate funzionanti, non essendoci irregolarità nella pulizia degli ambienti e degli strumenti. Gli ospiti facevano parte di un gruppo di 200 persone, di cui 40 finirono al pronto soccorso. In albergo a Praga ha avuto un malore, ma è riuscito solo a far squillare il cellulare del fratello a Firenze. L'ha salvato la polizia municipale fiorentina, che su segnalazione dei carabinieri contattati dal familiare è riuscita attraverso Google ad avvertire le forze dell'ordine praghesi. L'uomo è stato rintracciato e portato all'ospedale appena un'ora dopo l'allarme. Disoccupato, un 60enne di Prato aveva trovato la sua fonte di reddito in una coltivazione di marijuana allestita sul balcone di casa. La polizia però lo ha scoperto ed arrestato. Mentre la polizia lo arrestava, gli ha dichiarato che aveva una vera passione per la botanica. Così un 60enne ha cercato di motivare la presenza di 14 piante di marijuana, alte 2 metri, che coltivava sul balcone del proprio appartamento nella zona nord di Prato. L'accusa, con la quale l'uomo è stato fermato, è di produzione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nell'appartamento la polizia ha scoperto anche altro. All'interno dell'abitazione, oltre alle piante, sono stati trovati un coltello di grosse dimensioni, un'ampia quantità di semenze volte ad implementare la coltivazione posta sul terrazzo del retro e ovviamente una bilancina di misura per quantificare le attività, la quantità di spaccio. Al momento dell'intervento, ieri pomeriggio, i poliziotti hanno trovato in casa soltanto i figli dell'uomo, un giovane di 31 anni ed una ragazza di 27, che sono risultati estranei, così come la loro madre, all'attività del padre. Il 60enne è stato arrestato al rientro e, nel processo per direttissima di questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto, scarcerandolo in attesa del processo. I poliziotti sono riusciti a scoprirlo attraverso una segnalazione anonima. Non è ancora chiaro da quanto durasse la sua attività. Alla luce delle informazioni a disposizione non abbiamo quantificato il lasso temporale dell'attività svolta. Ornella De Zordo, capogruppo di Per un'altra città in Consiglio Comunale a Firenze, ha pronto un nuovo esposto per la Procura per il caso del multiplex di Novoli e chiede al sindaco Matteo Renzi di far costituire il comune come parte offesa al processo in corso per le violazioni edilizie. Ascoltiamo. Sono costretta a ritornare in procura perché dopo tutto e dopo anche il fatto che ci siano dei profili di illegittimità non solo diciamo ipotizzati a questo punto, i lavori si sembrano ripresi e soprattutto ci sono due fatti nuovi che aggravano la situazione. Uno è che è scaduta l'autorizzazione regionale alla costruzione dell'edificio che conterrà le famose sale cinematografiche e invece lì ci sono le gru che si muovono, ci sono operai comunque che lavorano, abbiamo verificato al cantiere. E seconda cosa, al di là dell'interesse per il multiplex, che ovviamente è quello su cui io mi sono concentrata all'inizio, ma è tutta l'area ex Fiat, cioè tutto l'intero piano di recupero che è scaduto. Perché io mi chiedo, ma che cosa si sta facendo in quell'area dove i cantieri sono aperti? Un muretto risalente all'epoca etrusca è l'importante ritrovamento avvenuto durante i lavori di riqualificazione di Piazza Sant'Agostino ad Arezzo. Greta Settimelli.
Arezzo è ormai da mesi in pieno restyling. Dalla fortezza Medicea alle piazze, alle principali vie d'ingresso, è ormai una città groviera e i lavori in corso restituiscono beni archeologici che a volte determinano anche lo stop al cantiere. L'ultimo ritrovamento in ordine di tempo è avvenuto in piazza Sant'Agostino. Si tratta di un altro muretto etrusco dopo quelli già riaffiorati nella parte bassa della piazza, che verrà messo in sicurezza sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica di Firenze, mai così sollecitata dal territorio aretino. La presenza di edifici romani e di fornaci di terra sigillata aretina era in parte nota. Il valore aggiunto degli interventi di questo periodo sono il rinvenimento di più di 60 metri di lunghezza della cinta muraria duecentesca, quindi quella prima del Tarlati, che avevamo individuato con una porta nel punto proprio di raccordo fra via Garibaldi e l'inizio di piazza Sant'Agostino nel febbraio scorso, e ora di recente è stata rinvenuta in tutta la sua lunghezza nella parte nord della piazza. In sostanza è la fondazione del terrazzamento della piccola piazza sovrastante. Questo ci ha confermato quindi il percorso della cinta muraria e una serie di dati costruttivi. Ma la cosa che sta emergendo, ed è una cosa proprio di poco più di un giorno, su questo io devo sentire anche l'assessore competente, perché è proprio una cosa freschissima, sono venute fuori delle strutture, in particolare un muro di notevole rilevanza in una certa profondità, sembrerebbe relativo alla fase tardo-etrusca della città, e quindi è un'assoluta novità che va insomma adeguatamente indagata. Tornerà a settembre a Firenze Corri la Vita, giunta alla sua 8ª edizione. Obiettivo: battere i precedenti risultati di raccolta fondi per sostenere la ricerca sul cancro e l'assistenza ai malati oncologici. Sarà Piazza della Signoria il punto di incontro e di partenza di Corri la Vita. La manifestazione benefica, ideata da un comitato organizzatore di volontari, è realizzata in collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Firenze. Con l'iscrizione i partecipanti danno un contributo fattivo alle attività delle diverse realtà impegnate nella lotta al cancro. Nella scorsa edizione, con oltre 15.000 iscritti alla corsa e le donazioni di un anno, sono stati raccolti più di 300.000 euro. Per questa 8ª edizione l'obiettivo è crescere ancora. I pronostici sono che si arrivi addirittura a 20.000. Comunque Ferragamo di queste magliette ce ne ha regalate 20.000 e lo prendiamo come buon auspicio. Partecipare a Corri la Vita si può correndo la corsa competitiva di 12 km oppure facendo la passeggiata per famiglie, che è lunga circa la metà. La grande maggioranza della gente fa le passeggiate con la carrozzina, con la nonna, con il bambino, tutti insieme. È una giornata direi familiare, oltre che di sostegno per le attività di cui ci occupiamo. I fondi raccolti sono finalizzati alla ricerca e alle attività di sostegno ai malati oncologici. Siamo soprattutto impegnati sulla prevenzione, sulla riabilitazione e sull'aiuto al malato oncologico, non per quanto riguarda l'assistenza vera e propria, ma per quanto riguarda tutto il supporto che noi diamo al malato oncologico al momento che il malato è domiciliato a casa, cioè noi forniamo tutti i presidi, i letti, i materassi, eccetera, eccetera, con un'organizzazione molto, molto capillare e molto veloce, per cui il malato che viene dimesso da un ospedale entro 12 ore ha a casa tutto quello che le occorre per poter avere una qualità di vita migliore. È ispirato alla celebre canzone di Egisto Olivi, Come un coriandolo, il poster che rappresenterà in tutto il mondo l'immagine dell'edizione 2011 del Carnevale di Viareggio. Vediamo adesso l'intervista all'ideatore del manifesto. Sono un artigiano della cartapesta, lavoro al Carnevale, faccio le mascherate in gruppo. E aver vinto il manifesto del Carnevale di Viareggio è quasi più di aver vinto magari un primo premio alla mascherata in gruppo, cose così. Perché l'ho sempre visto fin da piccino una cosa forse anche inarrivabile da parte mia, perché era un segno indelebile che lasciavo a Viareggio. Parlando di Burlamacco non si può parlare di futurismo, perché è una maschera futurista. E parlando di Burlamacco non si può parlare di Bonetti, che era un grandissimo futurista, forse ancora non riconosciuto al meglio in Italia e neanche qui, forse neanche poco a Viareggio, però va bene. Però ho mantenuto questo gusto anni 30 che Bonetti portava avanti nei suoi manifesti.
l'ho mantenuto nella realizzazione del manifesto con questi triangoli e con queste forme movimentate, diciamo. E in più questa cornice bianca che ricorda veramente la scritta, che mi sono proprio impegnato a cercarla sugli stili e le decorazioni di Art Deco degli anni 30 in sostanza. Un pezzo di cornicione è caduto da un cavalcavia sulla 11 tra Firenze e Prato nel pomeriggio, per fortuna nessun danno alle vetture in transito. Ed è tutto per questa sera, vi lascio con l'edizione sportiva. Una buona serata, arrivederci.